le infrastrutture portuali hanno sostanzialmente, ci sono due parti del discorso. Una riguarda l'impatto delle opere sul litorale e la seconda vedere i porti dal punto di vista innovazione, e sostanzialmente pensare a vedere un'infrastruttura attiva. La parte iniziale, l'impatto delle opere sul litorale, ho riportato un esempio molto, ho ricondotto il problema ad un approccio estremamente semplice, per un tecnico eccessivamente semplice, però per farlo capire un po' a tutti. Qual è il problema? Il problema è che un'opera portuale tende ad avere un impatto, qualunque opera andiamo a realizzare, in particolare un'opera portuale di grandi dimensioni, ha un impatto sul litorale abbastanza significativo. Questo impatto va previsto in fase di progettazione, per evitare quello che purtroppo accade troppo spesso, è accaduto troppo spesso anche in Calabria purtroppo, al fine di prevedere e mitigare l'impatto delle opere che andiamo a realizzare. Un esempio che ho riportato, Saline Ioniche, vedete il porto nell'84 perfettamente operativo ancora, con la diga ben visibile, questa qui, c'erano 15 metri di acqua qui, 10-15 metri di fondale su questi cassoni, già nel 2002 c'era un interimento totale, questo è lo stato del porto oggi, completamente soggetto a un interimento. Senza entrare nel dettaglio dell'impatto di quest'opera, tutte le conseguenze necessarie per intervenire, dobbiamo in una fase di pensando appunto, se si discute come stiamo discutendo oggi, nuove opere, pensare ad inquadrare questo problema. Come si diceva, un approccio estremamente semplice. Cosa accade in mare? Accade che se abbiamo una linea di battigio, una linea di costa, se le onde arrivano perpendicolarmente non accade nulla. Se le onde arrivano, come vedete qui, da sinistra verso destra, le onde esercitano un'azione di raschiamento sul fondo del mare, innescando un trasporto di sedimenti, che è in questa direzione la freccia verde. Quando le onde hanno una direzione contraria, a destra e a sinistra, la direzione del trasporto si inverte. Cosa accade? Chiaramente in ogni località le onde non vengono sempre nella stessa direzione, c'è un bilanciamento di sedimenti. Quando questo bilancio è, uno è positivo, l'altro è negativo, quando la somma algebrica è zero non ci sono problemi, altrimenti bisogna pensare a come intervenire. Cosa accade con un'infrastruttura, con un porto? Un porto crea un'interruzione alla portata dei sedimenti, quindi andiamo a intercettarla, quello che accade è banalmente un'erosione da una parte e un accrescimento dall'altra. Questo è quello che è accaduto anche a Saline, la direzione del trasporto dominante delle mareggiate più forti, il trasporto a questa direzione, e vedete un accrescimento che ormai è arrivato alla città di Reggio e una erosione nella zona invece lato Melito. Il problema è anche un altro aspetto importante, è che purtroppo l'impatto delle opere spesso va a incidere sul medio lungo termine, sull'interno unità fisiografica, quindi anche a chilometri di distanza. E quindi appunto l'accrescimento e l'erosione. La parte seconda del mio intervento riguarda invece la possibilità di realizzare qualcosa di più propositiva, ovviamente, riguarda la possibilità di realizzare delle infrastrutture portuali di nuova generazione, pensando a delle dighe che siano dighe attive, capaci di produrre energia elettrica dalle onde del mare. Questo è un progetto che abbiamo avviato nella nostra università, ormai 18 anni fa. Abbiamo iniziato a lavorare appunto all'interno del nostro laboratorio. Il professore Russo parlava, il professor Boccotti, come immaginavo quello che si è fatto, avevo inserito anche una slide, perché il professor Boccotti è arrivato a Reggio negli anni 80 da Genova e quindi ha fondato la scuola di ingegneria marittima di Reggio Calabria, e come diceva anche il vicepresidente Russo, con i suoi libri ha scritto la scienza delle costruzioni marittime nel mondo, di fatto l'ha riportata lui all'interno dei testi. Oltre a fondare questa attività, questo gruppo ha anche creato il nostro laboratorio, che adesso rivedremo, ma ha anche brevettato un sistema nel 2002 per produrre energia elettrica dalle onde del mare. Quello che vedete riportato in questa immagine, vedete questo cassone, un cassone portuale, il mare a sinistra. Cosa accade? Accade che le onde, arrivando da sinistra verso destra, creano nel questo punto 2 delle fluttuazioni di pressione,
All'interno di questa camera indicata con il numero 3, che ha aria superiormente e acqua nella parte inferiore, l'acqua entra ed esce e questa, l'acqua all'interno di questa camera 3 è come un pistone che va su e giù. Lo vediamo meglio in questa slide. Vediamo a sinistra quando c'è la cresta dell'onda, cioè l'acqua va al di sopra del livello medio del mare, il polmone d'aria giallo si comprime, quindi l'aria viene espulsa dalla camera attraverso un condotto all'interno del quale è alloggiata una turbina. Quando c'è la fase di decompressione, cioè l'aria, il pistone va giù, aria decompressa col capo dell'onda, l'immagine di destra, significa che la pressione interna è minore di quella atmosferica, quindi viene aspirata aria dall'atmosfera. Le turbine necessarie per realizzare, per produrre energia elettrica sono turbine autorettificanti, cioè devono ruotare nello stesso verso, quale che sia il verso dell'aria. Questo sistema abbiamo già studiato, ci sono diversi casi applicativi, alcuni ne mostrerò, altri ci stiamo studiando. L'ultimo è stato Monte Carlo, che è interessato all'interno di un progetto che sta facendo Renzo Piano, vogliono inserire anche un dispositivo di questo tipo. Ci sono delle, le produzioni sono tra i 4.000 e i 10.000 megawattora per anno chilometro, cioè una tira di un chilometro produce in media in un anno fino a 10.000 megawattora nelle zone più esposte del Mediterraneo, non sono in Calabria, la Sardegna, oppure può produrre qualche decina di migliaia di megawattora in coste oceaniche. Questa immagine mostra un confronto con i cassoni tradizionali. Quello di destra è un cassone portuale, come si costruisce un cassone di un porto per la diga di sovrafflutto, e quello di sinistra è il cassone a reve, che questo anche per evidenziare che le variazioni, le differenze sono abbastanza piccole in termini anche strutturali, e tra l'altro anche i dubbi anche sulla realizzazione ormai sono stati superati con la realizzazione dei primi sistemi. Questo è un porto. È un sistema studiato per un project financing, un porto turistico da realizzare a Formia. E questo è un video che mostra il principio di funzionamento dell'impianto. Si vede appunto il mare, la camera assorbimento che viene compressa e decompressa. Vedete questa, la fase di compressione, vedete l'aria sulla destra che viene espulsa, qui, e qui viene aspirata. L'aria viene espulsa. La fase di aspirazione, la turbina ruota nello stesso verso, chiaramente qui c'è un condotto, ma la turbina deve ruotare nello stesso verso, quali che siano i versi dell'oscillazione dell'acqua. L'aspetto innovativo principale di questo dispositivo è quello di trasformare un'infrastruttura che ha una sua funzione, un'infrastruttura portuale, che viene realizzata per proteggere un porto, per creare uno specchio d'acqua protetto, in un'infrastruttura attiva. Spesso le dighe portuali sono inutilizzate, le dighe foranee. In questo modo è possibile trasformare una struttura attiva capace di produrre energia elettrica. Le attività, cosa abbiamo fatto? Beh, dal brevetto del 2002 abbiamo fatto una serie di studi su modelli analitici, modellazione numerica, tutta una fase sperimentale nel laboratorio Noel. Reggio Calabria ha un laboratorio che ancora oggi è unico al mondo per le sperimentazioni in scala ridotta su strutture marittime. Anche questo è nato da una intuizione del professor Boccotti, che doveva fare una verifica sperimentale, e ha realizzato questo laboratorio sul lungomare, ed è possibile, grazie ad una peculiarità dell'area dello stretto di Messina, realizzare i modelli. I modelli spesso si fanno all'interno di vasche nei grandi laboratori, moltissimi sono a nord Europa, e da noi è possibile farlo direttamente in mare. Questo è il nostro gruppo di ricerca che opera all'interno del laboratorio. E questa è l'attività sperimentale che abbiamo fatto con Posidone, un progetto Posidone finanziato dal Ministero dell'Ambiente, col quale abbiamo realizzato una struttura. Questo è il cassone REVEC realizzato in acciaio per la sperimentazione, questa è una turbina di Wells da 1,5 kW. Qui ci sono tutte le fasi costruttive dell'impianto. Questo cassone, vedete, è alto 4 metri per 6 metri di larghezza, è molto grande. Qui ci sono un po' di fasi realizzative, dei video, delle immagini con la realizzazione della diga. Un po' si è realizzato come una diga tradizionale. Anche in laboratorio lavoriamo a una scala ridotta, ma le nostre strutture sono 10-15 metri di lunghezza, quindi sono molto grandi, non è una scala miniaturizzata. Qui vediamo appunto i cassoni.
il montaggio della struttura sulla sinistra d'acciaio, le flange e poi l'installazione della turbina. A valle di questa attività, questo layout della struttura, abbiamo avuto credo che sia la prima produzione di energia elettrica da moto ondoso nel Mediterraneo 5 anni fa. È arrivata una piccola mareggiata nel Noël, 1º settembre, la mattina una giornata di sole, il pomeriggio è arrivato un inferno, c'è stato un vento fortissimo, le onde hanno superato 1,20 m di significativa. Per il lungomare di Reggio Calabria è un valore particolarmente elevato. Questo è l'output della turbina. Vedete, le onde sono queste, e le fluttuazioni di pressione, che sono le forzanti del sistema, e questo è l'output della turbina. Siamo arrivati a un picco di potenza di 1 kW, 1,8 kW, in media mezzo kilowatt nell'arco di una registrazione. Qui c'è una condizione di mare, anche una vista del laboratorio, e si vede anche la turbina in rotazione durante una fase di produzione. In realtà questo mare non è agitatissimo, cioè Messina sulla parte opposta, e qui siamo ovviamente sul nostro lungomare. Un'altra attività che stiamo facendo, prima di passare rapidamente alle fasi applicative, abbiamo realizzato un progetto con Enea nell'ambito del finanziamento col Mise che hanno avuto per un cassone modulare. E qui stiamo realizzando adesso, questo è un progetto di ricerca ancora, quindi non siamo a fasi applicative, con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Stiamo studiando, anziché le turbine, studiare delle membrane, sono membrane polimeriche che producono energia elettrica attraverso la deformazione. Cioè la camera che comprime e decomprime e deforma queste membrane, ed è possibile qui convertire energia elettrica. Questo è un progetto che stanno portando avanti sulle membrane della Sant'Anna. È nato a Stanford, abbiamo iniziato la prima attività sperimentale meccanica, la seconda sarà elettrica nel prossimo anno. E in laboratorio stiamo anche facendo, nell'ambito di un progetto europeo, abbiamo vinto una Call Horizon per delle piattaforme che producono energia da onde e vento per itticoltura, questa è la compagine internazionale, ma volevo andare appunto ai casi applicativi di questo dispositivo. Il nostro dispositivo ha trovato una prima applicazione, Renzo Piano, mi è piaciuto molto, l'ha inserito nel suo progetto di Genova, e il suo porto La città che cambia, ha inserito per le nuove dighe di Genova, per le quali oggi sta parlando di realizzazione, i cassoni Revec. Poi il primo caso applicativo, ormai concluso, ha riguardato il porto di Civitavecchia, il porto di Roma. Anche qui c'è stato un grosso finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ampliare il porto, un porto nel porto si può dire, un lavoro di 190 milioni di euro, e hanno fatto i cassoni Revec in tutta questa zona che vedete cerchiati in verde. Questi due tratti sono due tipologie di cassoni, ma non riguarda la parte attiva, la parte passiva. Qui vediamo una sezione dell'opera. Ovviamente abbiamo partecipato attivamente alla progettazione. Sono opere molto grandi, con 25 metri di altezza, 22 metri la dimensione del cassone e 34 metri di larghezza. Quindi sono opere molto grandi realizzate all'interno di bacini di prefabbricazione. Qui c'è Civitavecchia ancora, un rendering 3D. A Civitavecchia sono già realizzate 124 camere con le quali si possono installare 2 megawatt e mezzo con turbine di 20 megawatt. Qui ci sono diverse fasi costruttive. Nell'ambito di queste fasi costruttive abbiamo anche, qui vedete anche delle fasi costruttive del progetto, abbiamo partecipato e vinto un progetto sulle reti transnazionali delle TEN-T, con quale abbiamo installato una prima turbina e montato tutta la strumentazione. Qui questa foto è stata fatta all'interno del cassone, siamo calati all'interno per installare la sensoristica che vedete qui attraverso delle staffe d'acciaio, e poi siamo arrivati all'installazione del sistema di monitoraggio e della turbina, che anche questo è un primo test che abbiamo fatto ormai un paio di anni fa per arrivare ad avere dei dati di campo. E questa appunto è l'installazione della turbina. Qui siamo un gruppo di ricercatori reggini e poi Civitavecchia oggi. Infine, per concludere, c'è un'altra applicazione all'interno di un porto commerciale che è in fase esecutiva, il porto di Salerno. Hanno anche qui pensato un ampliamento del porto, un finanziamento del Port Campania. Hanno un ampliamento della diga, anche qui c'è la necessità di allargare l'imboccatura portuale per consentire l'ingresso a navi più grandi, di maggiori dimensioni. Questo
questo è stato previsto con l'allungamento del sovrafflutto e con un accorciamento del sottoflutto. L'allungamento di 200 metri è diventato una diga in cassoni reverc anche lei, anche qui c'è la progettazione esecutiva conclusa e i lavori inizieranno, il bacino è già in porto, quindi credo che i lavori inizieranno nelle prossime settimane. E questa è le specifiche di Salerno e la sezione del porto. Grazie, ho terminato.